Tolomeo diede vita a un regno in cui si fusero la cultura greca e quella egizia. La sua dinastia si perpetuò per quasi 300 anni. Il regno di Tolomeo rappresentò per l'Egitto un periodo di progresso. Il paese ottenne importanti risultati in campo agricolo, nel commercio e nell'educazione scolastica. L'introduzione della cultura greca nel ricco e prestigioso mondo egizio, operata da Tolomeo, favorì la nascita di Alessandria, una delle città più vivaci e progredite dell'antichità. Era una città cosmopolita. La costruzione di Alessandria è considerata l'impresa principale di Tolomeo. Fu qualcosa di assolutamente innovativo per il mondo antico. Dopo aver ordinato la costruzione di un faro che guidasse le navi verso il porto, Tolomeo progettò la realizzazione di un museo e di una biblioteca che dovevano essere un luminoso richiamo per i più grandi sapienti dell'antichità. A quell'epoca i musei non erano concepiti per esporre oggetti. Erano paragonabili a centri di ricerca. Il museo era un centro studi, forse il primo grande polo interdisciplinare. Vi accorsero famosi studiosi e scrittori da ogni parte del mondo greco. La vicina biblioteca divenne la più grande miniera di documenti dell'antichità. Secondo la leggenda, nella biblioteca erano custodite oltre 200.000 pergamene. Alcuni parlano addirittura di 500.000. Per la prima volta nella storia dell'umanità, il sapere divenne un bene da custodire e condividere. Alcune scoperte scientifiche avvenute ad Alessandria più di 200 anni prima di Cristo furono riconosciute valide solo 1800 anni dopo. Ad esempio, veniva insegnato agli studenti alessandrini che la Terra era rotonda. Uno dei grandi astronomi dell'epoca, Eratostene, ne calcolò la circonferenza con un margine di errore inferiore all'1%. Si narra una storia molto interessante sui re tolemaici. Quando una nave giungeva nel porto di Alessandria, per prima cosa il comandante doveva dichiarare se a bordo aveva papiri, testi filosofici o scientifici, affinché fossero portati alla biblioteca e trascritti. Di solito però al comandante venivano restituite le copie, non gli originali. Fondata nel 332 per volere di Alessandro Magno, la città di Alessandria diventò rapidamente la capitale dell'Egitto ellenistico e più tardi una delle principali metropoli dell'antichità. Con i suoi 700.000 rotoli di papiro provenienti da tutto il mondo allora conosciuto, la biblioteca era l'orgoglio della città. Obiettivo della sua costruzione, avvenuta nel 284 a.C. in epoca tolemaica, raccogliere un esemplare di ogni manoscritto allora esistente. Sotto la dinastia tolemaica, Alessandria continuò a fiorire e fu polo di attrazione culturale per i pensatori più brillanti dell'epoca. Nel primo secolo d.C., poco dopo la fine del dominio tolemaico, ad Alessandria operò uno dei più famosi scienziati della storia antica. Si trattava di Erone. I suoi celebri progetti lo hanno reso uno dei più grandi inventori dell'antichità. Tutti i suoi scritti erano estremamente dettagliati. Descrivevano in modo molto accurato le procedure da seguire per realizzare i suoi progetti. Erone, inoltre, aveva una particolare predilezione per l'arte. Arte e tecnica, nell'antica Grecia, erano strettamente collegate. Lo dimostra il fatto che nell'antica lingua greca la parola arte significava anche tecnica. I progetti di Erone avevano spesso finalità pratiche, estintori, odometri e persino porte automatiche. Sono stati però i suoi esperimenti con il vapore a renderlo un vero precursore. La prima macchina a vapore efficiente fu inventata in Gran Bretagna nel 1700 d.C., ma già 1600 anni prima Erone aveva costruito un prototipo di macchina a vapore chiamato Eolipila. Le invenzioni di Erone stimolano ancora oggi la curiosità di fisici e ingegneri. Ad Alessandria, però, si realizzarono probabilmente altre scoperte, di cui non si saprà mai nulla. Purtroppo, un grande incendio distrusse la biblioteca. Gli storici non concordano sulla data in cui accadde,
Gran parte dei testi contenenti tante conoscenze scientifiche furono ridotti in cenere. Alessandria, il suo faro e il suo sapere illuminarono il mondo antico come le stelle che guidavano i naviganti in mare. Letteratura, filosofia e scienza, tutta la linfa del sapere che fece della città uno straordinario crocevia di culture, religioni e lingue diverse. La fine della biblioteca, ancora oggi, è avvolta nel mistero. La prima notizia di un incendio che distrusse almeno parte del patrimonio librario riguarda la spedizione di Giulio Cesare in Egitto nel 48 a.C. La maggior parte degli studiosi, tuttavia, attribuisce la scomparsa definitiva della biblioteca al vescovo Teofilo, che nel 391 d.C. ne avrebbe ordinato la distruzione totale in quanto simbolo, per i cristiani, del mondo e del sapere pagano.